Katowice è una città che si è costruita sul carbone, trasformando un villaggio del XVIII secolo in una centrale elettrica industriale. Ora, nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, sviluppare un modo di vivere e lavorare più pulito, più verde e più sostenibile. In questa puntata di Spotlight guardiamo come questa città polacca ha trasformato le miniere di carbone in miniere culturali e di nuovi business. Il pezzo forte di questa trasformazione urbana è il Silesian Museum, il museo della Slesia, costruito in una miniera di carbone. Oltre allo spazio sotterraneo per spettacoli e riunioni, la sala principale è grande come due campi da calcio, con 14 metri di profondità. Ci sono mostre sulla storia della regione e sull'arte polacca, comprese le opere di minatori come Jan Nowak. È incredibile, io ho lavorato qui con una pala, il martello e il resto, e ora le mie opere sono esposte in questo museo, in questa miniera. Per Jan Nowak l'arte era la terapia necessaria per un lavoro duro, a volte fatale. È stato come distogliermi dallo stress, dal lavoro. È importante che la miniera non scompaia, che non venga dimenticata. È un pezzo di noi, della nostra storia. Qualcosa deve rimanere dopo di me, dopo i miei colleghi. Circa 250.000 persone visitano ogni anno il Museo della Slesia. Questo luogo ha tante memorie di lavoro e memorie di vita. E stiamo cercando non solo di racchiuderle nella nostra programmazione, ma cerchiamo in qualche modo di essere molto vicini a coloro la cui vita era legata a questa miniera. A dare nuova vita all'ex miniera di carbone è anche il Bitum Theater, allestito all'interno dell'edificio che ospitava la cappella e gli uffici della miniera. Il palcoscenico un tempo era l'altare, usato anche per piangere i minatori che persero la vita in miniera. L'energia è molto importante perché il nostro interesse è quello di ricostruire la fisicità e di raccontare le storie attraverso la fisicità e la coscienza del corpo. Quindi confrontarci con il lavoro svolto sottoterra è molto importante e stimolante. Preservare il tessuto sociale, pur raggiungendo le nuove generazioni, è l'antico quartiere Nikisoviece, costruito accanto ad una miniera. Un esperto urbanista dice che il vero sforzo è evitare di cancellare il passato e di renderlo parte del futuro. Le persone anziane che lavoravano in questa miniera vivono ancora qui, ma ora è diventato un luogo molto di moda. È possibile incontrare non solo gruppi turistici, ma soprattutto nuovi residenti, quelli che vogliono vivere qui, i giovani. È anche economicamente conveniente riqualificare le ex aree del carbone utilizzando nuove tecnologie come l'Eurocentrum, alimentato da energia rinnovabile vicino alla miniera Vjezdoviec, ancora in funzione. Offriamo test per piccole e medie imprese nel campo dell'efficienza energetica degli edifici e dell'efficienza delle energie rinnovabili, tecnologie solari e smart grid test. Ci rechiamo nella capitale Varsavia al Ministero dell'Ambiente per parlare di Katowice come possibile modello per altre città. Nel dicembre 2018 Katowice ha ospitato la COP24 sul clima e nel 2022 ospiterà il World Urban Forum delle Nazioni Unite. Al momento in questa regione ci sono più persone occupate nel settore automobilistico che in quello minerario. Ci sono nuovi servizi, ci sono start-up. La gente scommette sulla ricerca, sullo sviluppo, sulle nanotecnologie. Ciò che è simbolico è che nella Slesia delle vecchie miniere ora abbiamo una zona culturale, un centro congressi, un teatro di opera lirica e persino un museo che descrive la storia di questa regione. Tecnica e cultura, due forze motrici della rinascita di Katowice. Per ora è tutto per Spotlight. Da tutti noi del team di Euronews diciamo dozo bacenje, ci vediamo alla prossima.